Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova e nuovissima puntata di Loletta 5. Oggi parlerò del liceo, sì, perché alla fine pensandoci bene non ho mai parlato di scuola. E quindi vi farò vedere la mia prospettiva di scuola, ossia quella alla fine che a me bene o male mi è successo e come mi sono trovata al liceo. E poi sotto scriverete un come volete e su quello insomma che è successo invece a voi. Quindi qui Il liceo, in fondo, è questo. Tu che cammini tranquilla per i tuoi corridoi. Sì, perché in fondo il liceo è questo, essere amati e Cioè, ma non apprezzati dai so, compagni di scuola. certa gente veramente, come cavolo si veste, come viene a scuola, come il coraggio di presentarsi a scuola. Cioè, boh, ma io non lo so, ma è normale, ancora con lo zaino si viene a scuola, e che sei una bambina piccola? Sei una bambina piccola, rispondimi, Amber? Una bambina piccola della scuola elementare, così si portano, capito? Così, siamo tutte così e siamo tutte fatte così in pratica. Così si porta la borsetta. È vero, qua non c'entra niente, mica noi portiamo un dizionario per i compiti in classe, quaderni, appunti, roba varia, non c'è niente. Abbiamo solo, ah sì, sigarette, accendino, assorbenti, tampax, preservativi. Vabbè, tutto quello che serve a scuola, Non sai cosa mi è successo a Paola Thompson? Sì, esatto, a Paola. Io stavo camminando tranquilla per i fatti miei, per i corridoi. Professoressa, ad un certo punto casca da sola. Cioè, cade per terra, senza io neanche l'avevo spinta. Cioè, le cose sono. Buongiorno. Professoressa, io se vuole posso venire alla fine volontaria. Cioè, perché devo recuperare. Tom, se gioia, io che ti devo dire? Cioè, i due compagni mi hanno detto che tu importuni a loro. Cioè, non si fanno queste cose. Ora ti mando in punizione dalla preside e vediamo un po' cosa può fare. Dopodiché, poi si agisce, insomma, e vediamo. Va bene, va. Vai dalla preside, io al tuo compagno adesso inizio a spiegare le letterature. Avanti su, vedete tutti i dentelli che. Sì, vado dalla preside, senza aver fatto nulla, me ne vado dalla preside. Come vuole lei, eh? Anna, non sai cosa ho scoperto. In pratica, Sara Thompson non è stata mai fidanzata. Cerca Lucy, ma veramente. Cioè, siamo al quinto anno, siamo ragazze giovani. Però, nonostante questo, nonostante la giovinezza, lei non è stata mai fidanzata? Ma a me non pare, te lo dico io una cosa. Te dico io una cosa precisa su quella lì. A me mi sta sul. Mi sta sul. E basta. Perché se fosse una ragazza normale, non so si vestirebbe bene, no? Con quegli stupidi jeans larghi, con quelle felpe enormi, così molto mascoline. Cioè, ragazze, ognuno alla fine ha la sua personalità. Ma ha la sua personalità, appunto, si deve vestire come noi. Cioè, voglio dire. Tutte e due, alla fine, nonostante che io ho questo bel cappuccio, questa bella felpa, ma a me ne è di marca. Cioè, oppure se vieni a scuola, vieni almeno con le scarpe col tacco, con la borsettina così, alla uso, tutta una serie fatti stessi da un'industria. Dov'è l'omolo? L'omolo prim. Ma lo sai che ci fa il grande fratello adesso? Ma vedo l'ora che inizia. Allora, io già ho visto i nomi concorrenti e. Secondo me, Peppe Prince, con i capelli ricci, me. Io non vuoi capire. E infatti, come volessi dimostrare? Ragazzi, è questo il liceo? Chi è che dice che il liceo o le superiori sono gli anni più belli della nostra vita? Ma che. Come si dice qua, andà a pane o palo? Cioè, veramente? Gli anni più belli della nostra vita? Cioè, gli anni in cui tu entri, che sembri. Una specie di mingherlino, mingherlina, basso, schifoso, con i primi baffi che ti spuntano come le ragazze, le sopracciglia che ti fanno tipo così a W,
dove tu ti senti una merda perché non sai manco tu sei, perché hai 13 anni, insomma, quindi manco ti conosci, ed esci più o meno a 18-19 che bene o male hai un'infarinatura generale della tua personalità e che finalmente può sprizzare da tutti i pori gioia e libertà in un posto dove sei stata sempre obbligatoriamente a chiuderti in classe, a non alzarti mai, a chiedere permesso per andare in bagno, se vuoi uscire prima, cioè, veramente. Il liceo, ragazze che ti sfottano, ragazzi che ti prendono per in giro, diciamo i bulli, i professori che non ti cagano assolutamente, anzi che stanno dalla parte dei cattivi, insomma, tu che nonostante sei un ragazzo che mette impegno, buona volontà, insomma determinazione, continua ad andare avanti, interrogazioni e tutto, sei sempre l'unica persona scagognata di tutta la classe e che nessuno ti criticherà mai là dentro. Quindi i 5 anni del liceo, io le riputerei tanto belli, se voi mi dite più o meno per feste, cose, ma non è neanche quello bello, perché alla fine le compagne di classe sapevano già benissimo chi invitare ai suoi sedicesimi o ai suoi diciottesimi soprattutto, e tu eri magari l'unica persona in tutta la classe che non è stata invitata, anzi avevi scoperto la cosa il giorno stesso, la mattina, quando loro stavano iniziando a parlare proprio delle cose da mettersi per la sera, le scarpe e il vestitino lungo. Quindi prendiamo le cose seriamente. Voi avete mai visto un film o un telefilm anche fatto all'americana sul liceo in maniera bella? No. Ci sembra la ragazza quella là cozza magari, o più o meno bellina, però che si sente insicura a causa di tutte queste menomate che ha in giro. Cioè, è sempre visto il liceo in maniera negativa. Quando mio fratello, che è ancora poverino, ha 16 anni, e va al liceo, e gli dicono anche le altre persone, dai, sono gli anni più belli, non è vero, io gli dico tutto il contrario, e lui ovviamente mi dice, sì, hai ragione, non vedo l'ora che esco e beata tu che sei uscita già. È proprio così, e quando pensi alla fine che è finita la famosa ultima campanella dell'ultimo giorno di scuola, invece di essere tutto rammaricato, tutto triste, come le altre due compagne, oh no, gioia, oh amore mio, ma che cavolo, io ero super contenta, ero felicissima che finalmente mi ero liberata di 5 anni di merda, di inferno in quella scuola. Ripeto, non tanto per i professori, vabbè, alcuni un po' handicappati, però è per le materie che a me piacevano da morire, ma proprio per una serie di persone che io ho trovato lì dentro. E che meno male l'università alla fine bene o male non ho trovato. Quindi, se anche per voi il liceo è stato davvero una vera merda, non dico che è tutto negativo, però un bel po' e la maggior parte sì, fatemelo sapere qui sotto anche voi su un commentino oppure su Facebook quando io condivido le mie cose. Una piccola pubblicità. A marzo, spero prima o mentre, insomma la primavera, verso metà marzo vorrei iniziare a girare il mio nono film, per cortesia, perché davvero non ce la faccio più, con chiunque e dovunque. Voglio più che altro divertirmi, quindi se qualcuno di voi vuole partecipare così per divertirsi, ovviamente è gratis, non pago, cioè qui soldi ma dare a mia, ecco. Quindi, se è davvero una cosa fatta carina e ci riusciamo, vorrei anche partecipare a qualche festival o qualche concorso, per la prima volta in assoluto in tutta la mia vita. Quindi, per favore, non fatemi perdere tempo, se c'è qualcuno davvero interessato me lo faccia sapere. Contenta che ho i miei piccoli fan che vedono i miei video, continuate così ovviamente, ma non solo tra di voi, fatevi anche pubblicità, dite, sai, c'è anche questa ragazza un po' scema che fa i video, però sono divertenti. Grazie per aver visto questa nuova puntata dei licei. La prossima volta è già un argomento nuovo e frizzante per parlarvi appunto di questa cosa nuova. Speriamo un po' che vi piaccia. Ciao a tutti. Concludo una frase: da grandi poteri derivano grandi responsabilità.